tutti ragazzi, siete pronti per quale cosa? Siamo qui perché ragazzi, qui alle 11:30 siamo qui, però siamo qui a Caprisco. Caprisco perché oggi c'è qualcosa di molto bello. Oggi andiamo a Sumerato! Assomerato, ragazzi, ho sbagliato di dire Sumerato, ma si chiama Assomerato. Ragazzi, è impossibile. All'11:30 si sarà dei balli bellissimi, ma non è come Taranta, che non ho fatto il video, ma oggi farò il video su Internet. Però sono molto arrabbiato lo stesso, perché guardate cosa ha fatto mio padre. Vedete dietro alla mia testa? C'è qualcosa. Avviciniamo. C'è un quadro di Gesù che mi fa davvero paura nei miei occhi. Mi ero molto arrabbiato. Ma ragazzi, state tranquilli che non lo vedete, perché era qui lontanissimo, ma lo rivedo di nuovo. Guardate. È nascosto dal ferro da stiro. Ok. Oh no. Vedete un po' qual è? Vedete nella mia testa? Vedete nella mia testa? Non l'ho riuscita a vedere neanche ancora. Perché è là in realtà. In realtà è là. Guardate come è fatta arrabbiarmi. Che brutta cosa. Adesso ci aprisco perché siamo tutti preparati con la doccia e andiamo a Sumerato. A facciamo tanti balli insieme. Mi ero spaventata, stavo scherzando. E il quadro di Gesù. Ma come mai? Scrivetelo nei commenti se vi piace questo quadro di Gesù. Ragazzi, vi sto dicendo che oggi ne ho Sumerato per 24 ore e ho fatto questo video perché ne ho Sumerato, ma davvero bellissimo. Guardate le cuffie, vabbè. Siamo qui per il mio momento, che mi piace un sacco questo Sumerato. Ma ragazzi, un po' scrivete nei commenti se sapete quella città Sumerato. È un po' lontanuccio, ma andiamo vicino. Vabbè. Non basta vedere questa cosa di Gesù perché mi fa spaventare molto e io mi ero arrabbiato. Ha detto, come mai ha messo qui sulla mia stanza? Che vi ricordate che quella prima era lì, un po' di giorni era lì, ma adesso un po' di giorni mi ha messo lì, qui nascosto. Qui è un po' lontanuccio, ma non l'ho riuscito a vedere. Perché si vede solo, ma è vero? Ma c'è anche Prisco, saluta! Quella. C'è anche Prisco. Guarda, fai così, che ti piace. Ok, grazie che hai fatto un bacio. Tutti i miei fan mi salutano. Oh! Oh, scusatemi, mi ero fatto male un po' a piede. Ma non vi preoccupate, perché siamo qui al minuto di centro o banco. Vabbè, sono qui. Oggi sono le 14:21 e c'è un po' di vento che mi asciuga. Ma ragazzi, state tranquilli che andiamo. No, basta, basta e basta. Non lo voglio vedere più. Ragazzi, meno male che sono qui a letto. Io ero a letto perché non volevo più vedere quello. Mi fa paura, ragazzi. Sto scherzando, niente. Oggi è una giornata bellissima. Non c'è niente di spaventoso, ma devo solo vedere quello. Vabbè, vabbè e vabbè. A tra poco. Frisco. Adesso vi faccio vedere cosa ha preparato mio padre. Mio padre. Qui c'è un po' buioso, ma dobbiamo aprire. Guardate cosa ha preparato. Mi ha preparato
tarato, crostelle con polpette di carne con melanzane, salame di bresaola, mortadella con pistacchi, altro salame e formaggio. Sì. Ti ha chiamato zia Antonella? Sì. Cosa ti ha detto? Che andiamo a... Cosa ti ha detto zia Antonella? Che andiamo domani sera andiamo al cinema. Domani sera, allora alle 21:14, domani sera andiamo al cinema. Cinema. Ok, allora poi c'è il formaggio, il pane Paoletto di 3 minuti, il dollaro, il formaggio fresco, poi c'è un contenitore con dei fagiolini e patate che non mi piacciono, il rosmarino, il pane secco, quello duro ma non lo mangiamo adesso, perché sennò devo aspettare Prisco e tutti gli altri, poi c'è il formaggio fresco, spalmabile, che guardate è finito, un po' c'è, poi ci sono del pane fritto con dentro qualcosa che non so cosa, ho una busta, e tutto ciò che c'è si può mangiare. Ok, adesso andiamo a mangiare. Ok, andiamo a mangiare. Ok. No. Ma tutto dopo. Allora, adesso andiamo a chiamare Prisco. Prisco. Ok. Beh. Andiamo. Andiamo con Prisco per andare a fare l'aperitivo. Siete contenti? Zanzare. Ok. Oh, aspetta. Ok, siete pronti? Andiamo! Siamo qui in cucina. Però, vabbè. La zanzariera, quindi. Ok, siamo qui in fondo, sul muro, che potete bere la cucina. Papà, posso prendere una pizza? Sì, prendi. Non ho una pizza. E adesso mi siedo qui. Ok. Ok. Ok, siete pronti? Buon appetito! Aspettiamo la mamma che mangiamo. Buon appetito! Guardate la pizza, mangiamo! È buonissimo! No, la pizza buona sempre! Prima. Non parlare con la bocca piena. Ok, basta parlare. Mastica e dopo parlo. Ok. È buonissimo. Assaggiamo l'altro pezzo. Mamma si sta bloccando perché tu vedi su YouTube, lo sai, Leo? Mamma. Tutto che noi mangiamo, mamma si sta truccando. Buon appetito ancora. Siamo bellissime. A noi non serve il trucco, siamo bellissime. Come sono meravigliose, papino? Non stai truccando. Guarda l'altro, fratello e te, che belli che siete. Poi c'è anche il mio papà. Ma papà non è bellissimo come voi. No, non è. Bellissimo. Tu e Prisco siete belli. Fai a Prisco. Vabbè, saluta. Ciao. No, così scambiato sembro... Però fai vedere quelli belli, veramente belli. Tu e tuo fratello. Guardate. Mi ha detto, stava preso questa cosa. Guarda che sono belli. Ti asciugati col fono sopra. Per farli in su. Esatto, così stanno in su da soli. Bellissimo. Sì. Che bello quella ripetitivo. Sembra cena. Beh, però a cena si chiude YouTube, si saluta. Leo, c'è l'onore a tavola, io non lo voglio vedere, eh? Ma sta benissimo, a tavola si parla e si mangia, non si sta col cellulare. Saluta e chiudi.
Sai benissimo. Quando hai finito. Quando hai vista la pizza? Anche Prisco non ha mai il cellulare quando è a tavola. Hai mai visto Prisco col cellulare a tavola? No. Saluta. E allora? Dai. No. E poi io ho preso il tè verde, però tè verde non lo stai cagando. Il tè verde l'ha fatto la nonna, ha detto che fa veramente cagare. Ma quello non si beve freddo, quello si beve caldo. E infatti il tè verde ce lo sta conservando per l'inverno. Leo, basta, c'è il tè. Augura buona cena a tutti. Di buona cena a tutti, noi mangiamo. Ok, dai. Quindi poi dobbiamo finire. Saluti i tuoi fan. Però dopo, quando finisci di mangiare, facciamo un altro video. Va bene. Quando è finito, sì, Leo. Dopo se non è bianco, adesso non facciamo andare. Adesso salutiamo e poi, bravo, dopo a cena possiamo. Ciao, buona cena e buona serata.